Buongiorno. 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 A cosa stava pensando? Ma sai, mi è venuto in mente, sa, un bambino, immagini un bambino di sui 7 anni, anno in più, anno in meno, ai piedi di una montagna, dietro alle pecore, lasciato solo di notte, e con una sorta di pastrano per ripararsi dall'umidità. E in una tasca, ben nascosto perché al babbo non poteva farlo vedere, un libricino. Perché questo bambino aveva un sogno, voleva uscire da quell'ambiente e voleva provare a studiare, però doveva farlo di nascosto. E niente, mi è venuto in mente questo. Ho capito, ma cosa c'entra questo con la scuola? Perché questo bambino di cui sto parlando era mio padre. E la storia è un po' lunga. Poi mi accompagnava lui qua in questa scuola. E diciamo che grazie ai suoi sacrifici, a quelli di mia madre, sai, era tutta gente di montagna e di campagna, io ho potuto, come dire, studiare molto più liberamente. Ho potuto avere la mia attrezzatura per fare gli esperimenti di chimica, ho potuto osservare al microscopio, ho potuto anche viaggiare, ho potuto procurarmi dei telescopi, fare dei ragionamenti, osservazioni, sa, proprio fare pratica scientifica. È una cosa che non ho mai abbandonato e ho pensato a questi sacrifici. Non le posso spiegare. Ma e adesso le stanno permettendo di insegnare? Ah no, adesso non posso insegnare. Adesso mi sento quasi come quel bambino col libro in tasca, col libricino che tentava di imparare a leggere e a scrivere. Quindi questo è un diritto che è stato acquisito ma perso grazie a questa situazione. Com'è possibile che siamo in questa situazione ora? Com'è possibile? La cosa è molto semplice in realtà. Faccio un esempio quasi banale. Immagini che ci sia una regola che dice: qui in questa strada i mezzi non possono passare, a meno che la strada non sia stata messa a posto, tutti i fossati aggiustati e quindi poi si può passare. Però a un certo punto troviamo un vigile molto zelante che dice: io per sicurezza non guardo il resto, ho letto soltanto la prima parte, non si può passare, quindi non vi faccio passare. Però qual è il problema? Che il vigile non ha letto tutta la frase, dice a meno che non sia stata aggiustata. Capisce cosa intendo? Sì, io capisco. Come si può applicare questo sulla scuola rispetto alla situazione proprio attuale? A quello che le è successo stamattina, ad esempio? Beh, io stamattina in pratica sono stato sospeso definitivamente, non devo più presentarmi qui perché sono sospeso dal lavoro. Come si applica? Guarda, la normativa è molto semplice e consiste in questo. Si dice: per entrare a scuola occorre il Green Pass, a meno che non ci sia in vigore una norma europea 953. Ora, la norma europea è in vigore e che cosa dice? Che non è applicabile il Green Pass. È molto semplice, non è applicabile perché discrimina per esempio chi non vuole vaccinarsi e discriminando viola proprio questa norma europea. Non solo, viola tutta la Costituzione, perché uno, la Repubblica è fondata sul lavoro, quindi non mi potete togliere il pane di bocca, altrimenti come campo? Se si vuole tutelare la salute, una persona che non mangia viene veramente tutelata? E in nessuna nazione del mondo, o comunque in Europa, si può negare il lavoro, non esiste questa cosa. Tra l'altro io sono stato dichiarato assente anche quando mi presento. Sa, sembra quasi una cosa tipo alla Marchese del Grillo con Alberto Sordi, no? Dove qualunque norma la più assurda può essere imposta perché tanto io sono io, dice il padrone, e voi non siete, diciamo, un cavolo. È un'assurdità. C'è l'articolo 32 della Costituzione che dice che trattamenti sanitari non possono ledere la persona, ci deve essere sempre rispetto della persona. C'è l'articolo 33, libertà di insegnamento.
Un funzionario che applichi una parte della norma senza leggere tutta la frase, come nell'esempio del vigile, in realtà sono norme lì vicine, sempre norme italiane anche. Ecco, c'è un funzionario che non faccia questo, sta violando l'articolo 28 della Costituzione, che dice che non possono violare i diritti, altrimenti ricadiamo in tempi veramente bui, dove in realtà la Costituzione neanche esisteva. E quindi questo è veramente un'assurdità. Ma senta, questa situazione in questo momento avviene soltanto in Italia? Cioè applicare queste norme in questo modo anche non corretto sul lavoro? Guardi, probabilmente viene solo in Italia e magari è ciò che abbiamo ereditato dal fascismo come mentalità, questa cultura dell'obbedienza. Perché in che modo si può fare una cosa così illegale e così disumana? Hanno usato due modi. Ai funzionari pubblici, come ai dirigenti, mandano un pezzettino di una norma, come nell'esempio del non circolare in strada se la strada non è a posto. Non mostrano gli altri pezzi. Vedono quel pezzettino, se non rispettano quel pezzettino sono multati loro, quindi c'è la punizione se non applicano quel pezzo di legge. Se io anche cito le altre leggi, la Costituzione, non importa, perché loro hanno la multa per quello, quindi c'è una punizione e una sorta di ricatto anche per loro. E soprattutto la cosa che manca è la responsabilità, cioè uno dovrebbe dire se anche non c'è la legge, ma è giusto trattare così un essere umano, una persona che vuole semplicemente lavorare? Io dico di no. Sono dispiaciuto poi moltissimo, però immaginare, i miei alunni in questo momento non saranno con me. Ma lei voleva lavorare, quindi? Io voglio lavorare. Lei vuole lavorare nella scuola? Certamente che voglio lavorare. Io continuo a essere un insegnante, vuol dire che magari quanto prima tenterò magari di lavorare anche online o anche di collaborare con scuole parentali. Ci fossero i miei alunni, lavorerei per 2 mesi, riuscirei anche a lavorare gratis per loro, anche in scuole parentali, collaborare. Magari vorrei tornare un po' più nel mio campo matematico-scientifico e delle cose che più ho approfondito, ripeto, per una passione che non ho mai smesso di coltivare. Perché poi, nella nostra storia, anche qui in Barbagia, è una storia fatta di persone che si sono anche ribellate all'invasione romana a costo di rifugiarsi nelle montagne. Noi abbiamo delle rocce che raccontano una storia e c'è il vento che riporta una storia, ed è una storia di sacrificio, una storia di durezza, di vita per mantenere la libertà. E queste storie le racconta il vento quando una persona ci è nata qui e prova un po' a sentire il vento di queste rocce e sa che ha il dovere di non arrendersi, e quindi è quasi un privilegio. Sono commosso più per l'onore che ho, perché questo è un momento storico importante e spero che la maggior parte delle persone si sveglino. Abbiamo il momento in cui possiamo dire di onorare i nostri padri e i nostri antichi. È un retaggio che appartiene a tutti, una eredità culturale di indipendenza che appartiene non solo alla Barbagia, di cui sono parte fino all'ultima goccia di sangue, ma appartiene alla storia d'Italia, appartiene alla libertà, appartiene all'essere umano. Capito, è stato chiarissimo. Vedrò di aprire altre strade. Grazie mille. Grazie.